Ok, buonasera a tutti. Per il laboratorio di oggi, come vi ho già detto Fulvio, faremo la soluzione di uno di quegli esami che si hanno fatto l'anno scorso. E per questa ora faremo quello del hacking. Ok, prima voglio dirvi che qui sul sito ufficiale del corso potresti vedere tutti questi esempi d'esame qui nel link d'esame. Ok, e in questo link seleziona i temi d'esame proposti dell'anno accademico 2021. C'è tutti questi esempi e anche il file per ognuno, perché come sapete una di quelle cose che si valutano è fare la lettura di file e tutto questo, e lì sono tutti i file. Okay? Vi ricordo anche che oggi si faranno queste soluzioni, ma solo dalla parte di programmazione, quella, la parte teorica è. Si lavorerà domani in una lezione con Fulvio e in giovedì si farà una simulazione d'esame sulla piattaforma che dovrete usare nel giorno dell'esame. Ok? Allora, okay, come vi ho detto, lavorare sull'esame di hacking di questa programmazione. Con questo esercizio è davvero semplice in realtà rispetto alle altre, e per questo penso che magari siamo riusciti a fare magari due esempi in questo orario di laboratorio, per questo momento cominciamo con questo, ok? Cosa vogliono che faremo qui? L'azienda, un'azienda vuole realizzare un applicativo che possa tracciare, ok? Fare la traccia della vendita dei suoi prodotti. Per fare questo ci dà due file, ok? Il primo file mi mostra per ogni riga l'ID del prodotto e chi è il venditore ufficiale, ok? Ogni prodotto lo può vendere solo un venditore, ok? C'è un secondo file dove si chiama acquisiti.txt e che contiene l'informazione di tutte le vendite che sono già registrate. Ok? E per ogni riga ha il codice del prodotto, ok? E chi ha gestito la consegna. Allora, qui c'è due esempi di quelli tipo di file. Questo è il primo, c'è il codice del prodotto. C'è qui il codice del prodotto e chi è il rivenditore ufficiale. Ok? Qui voglio dirvi che c'è un piccolo errore. Questo codice di qua finisce in 6, ok? È un errore, un piccolo errore del programma, del testo, ok? Questo sarebbe 6, finisce in 6, in 16. L'altro file è questo di acquisiti. Qui si possono avere più volte il codice del prodotto perché può essere venduto molte volte, no? E questo è quello che l'azienda vuole che facciamo. Dire quali prodotti sono venduti,
sono stati venduti per altri rivenditori che non sono ufficiali per quel prodotto. Ok? Ok, non mi senti bene? In questo momento mi stai sentendo bene perché penso che sia qualcosa di connessione, della mia connessione all'internet. Vuoi che dica di nuovo qualcosa? Ah, perfetto. Ok. Allora, è questo alla fine quello che loro vogliono che facciamo, è che dato che il prodotto può essere venduto soltanto di un rivenditore ufficiale, ok, dobbiamo guardare nel file acquisiti se qualcun altro sta facendo la vendita di questo prodotto, ok? Questa è la verifica che dobbiamo fare, ok? E questi è quello che sono il risultato del output, deve essere stampare quei prodotti che abbiamo verificato che sono venduti per altri venditori non ufficiali. Per esempio questo ultimo, come guardate qui, il rivenditore ufficiale è il 1017, però in realtà nella lista di acquisiti quello che lo sta vendendo è quello di R1014. E basta, questo è tutto quello che dobbiamo fare. Allora, qui ho già questi file, ok? Qui c'è il piccolo errore, così. Qui c'è il codice del prodotto, un spazio e il nome, diciamo il codice del venditore ufficiale. E qui in acquisiti c'è la lista di quei prodotti che si hanno venduto e chi le ha vendute. E cosa dobbiamo fare qui? Prima di tutto, leggere i file, vero? E anche in questo punto dobbiamo fare una scelta, decidere i tipi di struttura di dati. Struttura di dati e la quale useremo per memorizzare le informazioni di questi file. Dopodiché dobbiamo confrontare, vero? Confrontare entrambi elenchi, ok? Per sapere quali sono quelli che stanno vendendo il prodotto e non sono ufficiali. Allora, come prima, leggere il file, questo vi ricordo che è solo usare la funzione open, ok? Dove prima devo dire il nome, scusate, questo non c'è, questo. Il nome del file, in questo caso è prodotti.txt, il modo in quale sarà letto il file, in questo caso non dobbiamo fare write, non dobbiamo fare nessuna scrittura, allora deve essere write. Read, e l'encoding che facciamo più per abitudine che un'altra cosa. Encoding.
Perfetto. Questo abbiamo già aperto il primo file. Allora, dobbiamo decidere i tipi di struttura di dati che vogliamo usare per questo dati di qua. Cosa ne pensate? Abbiamo un codice che è unico con un venditore, che anche è unico. Qualcuno mi vuole dire quale sarebbe la struttura di dati più adatta a questo? Se vi parlo di un codice unico. Nessuno? Sono da sola? Qual sarebbe la struttura di dati che mi mostra? Ok, bene. Qual sarebbe la struttura di dati? Sia un insieme, una lista, tabella, dizionario. Quale di quelli mi serve per questo? Perfetto, un dizionario. Perché un dizionario? Perché dizionario, ricordate che ho una chiave, che è una chiave unica, un valore unico, una chiave unica, che è diversa tranne le altre, e anche un valore associato a questa. Allora, un dizionario è perfetto per memorizzare questi dati. Creiamo il nostro dizionario, sarebbe, chiamiamolo prodotti, venditori, che sarebbero quelli ufficiali, ok? E ha cambiato questa la lingua. Un secondo, okay. Ha cambiato la lingua, vero. E così. Ho creato un dizionario vuoto, ok? E dopodiché facciamo solo la lettura del file. Come al solito, possiamo usare un for line, un prodotto venditori che è il nostro file che abbiamo appena aperto. Aspettate questo file. Perfetto. Ok. Qui sappiamo che la struttura è fatta con un spazio, no? Allora dobbiamo fare un split. E così può diventare una lista di due valori. E abbiamo entrambi i valori per farle, per memorizzarlo nel nostro dizionario. E basta. E come il codice del prodotto è un dato unico, allora non si ripete, posso usarlo qui come chiave. Allora sarebbe dati nella posizione 0, ok? Perché questo dati diventa una lista che ha due posizioni, la 0 dove c'è il codice del prodotto e la 1 dove sarà il venditore ufficiale. Sono uguale. E qui devo anche decidere il tipo di dato in quale devo guardare il valore, no? In questo caso è 1,1, allora posso guardare come una semplice stringa. Ok? Benissimo. In teoria a questo punto avremo già la nostra... Avremo già letto il primo file, questo di prodotti, e lo abbiamo già messo su un dizionario. Mi manca qualcosa?
Qualcuno mi può dire se se mi manca qualcosa? Niente? Vabbè, mi manca ancora qualcosa. Ogni volta che apriamo un file dobbiamo anche chiuderlo, no? Mi falta prodotti file.close. Allora, proviamo. Questo va bene. Perfetto. Abbiamo il nostro dizionario con una chiave che è il codice del prodotto e il valore di chi è il suo venditore ufficiale. Perfetto. E facciamo lo stesso con l'altro file. Allora, acquisiti. File, open, il nome, del file, questo sarà anche solo lettura, e questo possiamo fare una copia. Perfetto. Allora, il nostro secondo file. Cosa facciamo per il nostro secondo file? È la stessa idea, no? Guardate, se facciamo qui un altro dizionario, sì, troviamo che il prodotto si ripete, guardate, c'è un codice ripetuto, 15, 15, ok? Che finisce in 15, possiamo solo avere la stessa chiave e solo aggiungere un nuovo valore a quella chiave, fare una lista. Ok? Come facciamo questo? Creiamo anche il nostro. Scusate, scusate. Creiamo il nostro prodotto. Scusate, acquisiti. Questo è acquisiti. Acquisiti, ok. E possiamo crearlo anche come un dizionario. Facciamo lo stesso, facciamo la solita lettura del file. File. Ok. I dati di nuovo sono in una riga. Ok. E possiamo fare un split così abbiamo entrambi i valori. Split. Ok. E qui dobbiamo fare una validare, no? Fare una valutazione. Sì, già c'è un codice nel dizionario, vogliamo solo aggiungere un nuovo venditore, no? Per fare questo facciamo semplice un if, dati nella posizione 0, non è in acquisiti. Ok,
Allora, noi già memorizzato prima, non è stato memorizzato prima, ok? Possiamo metterlo in acquisiti con la chiave che sarebbe il codice del prodotto, ok? E qui posso creare una lista, ok, con tutte quelle che saranno i suoi venditori. Se sarà solo uno, sarà uno. Ma se c'è un altro, quando creo il else, quando già esiste o già ho letto una prima volta il codice di prodotto, metto l'acquisiti, così nello stesso prodotto, però posso fare un punto append, ok? Con i dati del venditore. Okay. Ripeto cosa ho fatto qui. Ho letto il file e ho dovuto fare questa validazione qui perché come nel file si mostra, il codice può apparire molte volte, no? E se apparisce molte volte, dobbiamo fare questa valutazione qui perché se non lo faccio, farà una sovrascrittura del valore, no? E rimarrà solo l'ultima. Con questo, sì, il codice già è stato aggiunto al dizionario, semplicemente aggiungo alla lista del venditore dei valori della stessa chiave un altro, ok? Facciamo qui la prova, facciamo un print e guardate, abbiamo già codice del prodotto e chi lo hanno venduto. Ok? Queste 15 che è quello che vi ho mostrato prima, c'è il codice del prodotto e tutte le due venditori, rivenditori che hanno venduto il prodotto. Perfetto, abbiamo già i nostri due strutture dati con il prodotto. Cosa ci stanno chiedendo? Trovate quelli che sono stati venduti, quelli prodotti, questi di acquisiti, che sono stati venduti per venditori che non sono ufficiali. Cosa vuol dire questo? Che per ogni prodotti dobbiamo guardare sì, questo venditore è anche qui. Però questo si potrebbe risolvere anche con un insieme, per esempio, se i prodotti possono essere venduti per molti venditori, però come sono, solo possono essere vendute per uno, allora non uso un insieme, ma sto usando liste e sì, la lista dei venditori qui è più lunga è perché qualcuno non è un venditore ufficiale. Cosa vuol dire quello? Qui c'è l'esempio che vi ho mostrato sempre qui su, qui sotto. Qui c'è il prodotto che finisce in 15, okay? Che secondo il file d'acquisiti è stato venduto per 10-15 e per R12-10.
Ma in realtà solo può essere venduto per 10-15. Allora, come tutte possono essere vendute per uno solo, questa lista dovrebbe essere di lunghezza anche 1. Se non è 1 è perché qualcuno non deve essere lì. Allora la valutazione è davvero facilissima. Perché solo fare? If. Scusate, dobbiamo fare un ciclo su tutti gli acquisiti, ok? Su ogni elemento in acquisiti. Vi ricordo che questo items, questa funzione items, mi ritorna una tupla, no? Una tupla che avrà la chiave e anche il valore. Allora, for elemento in acquisite item. Cosa dovrei fare? If cosa? Item serve a estrarre elementi addizionali. Sì, item serve a estrarre tutti gli elementi di dizionario, ma lo ritorna come una tupla. Ok, come una lista di tuple, in realtà. Allora, è solo fare un if. Ok, dobbiamo stampare solo quelli che non sono che hanno più di un venditore, no? Cosa dobbiamo fare qui? Prima. Possiamo qui fare una prima cosa, sapere quali sono gli ufficiali. Ufficiale, ok. Come so chi è l'ufficiale? L'ufficiale lo ce l'ho qui, no? In questo dizionario. Allora posso dire che in prodotti venditori, ok? E la chiave sarebbe chi? L'elemento nella posizione 0. Ok? Vi ricordo, elemento è una tupla che mi mostra ogni elemento del dizionario. E chi sarebbe il rivenditore? Rivenditori, ok? Metto acquisiti vero, è un elemento. Lo stesso elemento. Facciamo qui un print. Così guardiamo che stiamo facendo tutto qua. Allora. Ah, ma devo anche fare la stampa qui per sapere di chi sto parlando. Allora abbiamo prodotto, chi è l'ufficiale e chi sono quelli
che lo hanno venduto. Ok? Questo di qua può anche essere, perché come stiamo facendo la lettura, si metto qui anche elemento 1, per esempio. Dovrebbe essere lo stesso. Perché sto facendo già la lettura di ogni elemento nel dizionario di acquisiti, no? A qui tutto qua? C'è qualche domanda? Niente? Va bene. Non so se state facendo delle domande nel Slack, no? Perfetto. Nessuna domanda. Allora. Con questa informazione, c'ero questo. Abbiamo fatto delle prove e dopodiché dobbiamo fare, allora sì, la valutazione. Prima, sì, la lista, allora se questa lista dei rivenditori è maggiore a 0, a 1 in realtà, no, è maggiore a 0, già sarebbe un 1, 2, 3, 4. E perché c'è più di un venditore, no? E sì, i rivenditori, questi rivenditori sono diversi a quelli ufficiali. Abbiamo un problema anche, no? Allora, faccio. If la lunghezza di questi rivenditori è maggiore a 0. I rivenditori, un secondo. Come sappiamo se uno e l'altro è diverso? Qualcuno me può dire? Ok, nessuno? Sono da sola? Cosa faccio con i rivenditori? Venditore è una lista. No? Nessuno? Devo fare la comparazione con questo. Ok, qui abbiamo un problemino, perché come vi ho mostrato qui, il venditore ufficiale è solo un valore, no? Allora, e i rivenditori possono essere una lista. Devo guardare se c'è il venditore. Possiamo fare... usare il doppio uguale, se è così. Questo ci hanno dato questa idea. Il rivenditore è quale elemento. Ma qui penso che abbiamo un problemino. Perché uno è una lista e l'altro, guardate qui, questa è una stringa e questa è una lista.
Cosa facciamo? Ok. Questo è un problemino che abbiamo, perché come abbiamo pensato questo, okay, abbiamo detto che questo sarebbe una stringa e questo una lista. Ma se io dico che entrambi sono, per esempio, insiemi, sarebbe un po' più facile, perché farò solo una differenza e basta. Allora, guardate questo. Se io faccio che questo divente un insieme, e qui anche questo diventa un insieme, non importa se è un valore, un solo valore in questo momento. E dato che questo è un insieme, dovremmo cambiare questo perché nell'insieme usiamo il add. Ok? Allora, entrambi sono insieme. E se io ho due insieme, tutta questa valutazione qui sarebbe molto più facile. Perché? Perché io vi faccio guardare prima qui. Possiamo fare un pin, type. Mettiamo ficciarle. Ho messo un errore qui. Scusate, devo togliere questo anche, così si diventa un. Perfetto. Guardate. Questo facendo solo sapere che entrambi sono insiemi. E se ricordate, c'è una funzione nell'insieme che è la differenza. Però se io metto qui, faccio solo una stampa per mostrarvi cosa succede. Se io faccio ufficiale punto differenza e metto questo rivenditori. Mi mostra di tutti. C'è uno vuoto e c'è un altro che c'è una differenza. Ok? Se faccio questo diverso, rivenditori. Ufficiale, sarebbe lo stesso? Bravo Damiano, dovrebbe essere al contrario, quello era che volevo mostrarvi. Allora sì, guardate questo. Abbiamo già i tre che sono diversi. Questo è quello che volevo mostrarvi. Dovete tenere in conto o prendetevi cura di che c'è una differenza in come si usa questa funzione. Ok? Chi c'è primero e chi usa la differenza. Ok? Così, se questa differenza è maggiore di 0, è perché c'è qualcuno che non va. Ok? Facciamo if, se la lunghezza di questa differenza, ok, è maggiore a 0, poi facciamo la nostra stampa di quelli sono. Ok?
Facciamo print, come ci dice qui, nella... Diciamo, dobbiamo fare un... dire qual è il codice del prodotto. Ok. Che sarebbe elemento, però in zero. Dobbiamo fare un print di cosa era? Chi è il rivenditore ufficiale? Ufficiale. E dopo dobbiamo fare un print di la lista dei rivenditori. Per ora lo metto così e dopo guardiamo come facciamo meglio quella stampa. E c'è anche controllare sui rivenditori, controllare uno per uno se sono inclusi. Sì. Sì, sì, Riccardo. È così. E farò un piccolo. Così possiamo vedere la differenza. E voilà, guardate, abbiamo il codice del prodotto, chi è il rivenditore ufficiale, ok? E c'è nella lista perché c'è un altro che lo sta vendendo che non è il venditore ufficiale, che è quello di R1114, ok? Allora stiamo facendo l'iterazione sui rivenditori, allora quelli acquisiti, quel... informazione che c'è nel file acquisiti, ok? E controlliamo ognuno se c'è più di uno dell'ufficiale, se qualcun altro dell'ufficiale o è diverso. Ricordate che quando lavoriamo con l'insieme ci dice anche se sono diversi, possono avere entrambi un valore, però se il valore è diverso, allora la differenza sono due. Ok? E così è molto più facile come lo stavamo facendo, perché si lavorano sulla lista con questo, il problema è che dobbiamo fare un altro piccolo passo dove per ogni acquisiti dobbiamo guardare chi è l'ufficiale e fare la comparazione con ognuno che c'è nella lista del rivenditore nel file di acquisiti. Ok? Questo è quello che abbiamo fatto lì. 23, 15. E se guardiamo qui, l'output è giusto. C'è il prodotto che finisce in 23, quello che finisce in 15, quello che finisce in 10. Cosa importante qui, quello che abbiamo visto, che qualche volta possiamo fare una decisione non sbagliata, però un po' più difficile, di i tipi di struttura di dato che usiamo per questo. Guardate che con un insieme, quando si ha bisogno di confrontare due listi o due... elenchi di cose, è più facile con un insieme, perché c'è questa funzione differenza e solo con questa già so se sono o non sono uguali o se c'è o non c'è in una lista. Ok? E qui c'è un'altra
piccola cosa che è più di come stampare questo. Perché come abbiamo questo insieme, ok? Penso che possiamo usare questa per la fine su una lista. Non sono sicura, ma proviamo. Ricordate che c'è questa funzione. Join. Che quello che fa è fare un'unione di una lista e la mostra come una stringa. Poi funziona anche con l'insieme, guardate. Ho tolto la stampa di queste parentesi rotonde nella prima e facciamo lo stesso nel secondo. Print, abbiamo già bisogno di questo print, era solo per fare. Guardate che già la stampa qui su, qui sotto, scusate, la stampa è già come una stringa normale, ma questa è una cosa più di pulire la stampa, no? Come usare quel join? C'è nella in questa lista di funzioni che avrete per l'esame, ok? Eccolo qui. Il join che restituisce una stringa e che contiene tutti gli elementi separati per una virgola. Se l'elemento è separato di una virgola o di qualunque cosa qui, noi abbiamo messo virgola. Guardate, questo sarebbe ilese. Ci stampa come una lista. Come una stringa, scusate. E voilà, questo è stato tutto per questo esercizio. Avete qualche domanda? Qualcuno magari lo ha fatto diverso. Ok. Penso che non riesco a risolvere l'altro. Passo passo. È quello un po' più lungo. Ma vi posso mostrare, spiegare un po' la soluzione così avete un po' di idea di come si può soluzionare. Ok? L'altro era. La funzione già mi permette di tenere tutti gli elementi della lista con la virgola. Sì, quello che fa la funzione join è per quegli elementi che sono separati da una virgola, li mette come una stringa. Vediamo. E in questo caso quella. L'insieme, perché queste sono insieme, ricordate che queste sono insieme, diventano una lista, sono una lista in realtà, okay, solo che è un tipo di lista diverso. Bueno, l'altro esercizio che voi avete votato per guardare come risolverle. Era questo della legge di Murphy,
Che di quei tipi di esercizi che può essere, lo possiamo risolvere di una maniera così complicata, ma è così facile. Ok? In questo esercizio l'idea è che c'è una lista, un file che ha il titolo dell'enunziato, ok? De una delle leggi di Murphy, ok? E anche la sua massima, ok? E così tutto il file. Qui la cosa bella, tra virgolette, difficile, è fare la divisione, no? Perché? Questo è uno, vero? E l'altro c'è un spazio, una riga vuota in realtà, e di nuovo c'è un nome e la sua massima. Ok? Allora, il punto in questo esempio è fare una buona lettura del file, no? Allora, qui ce l'ho già risolto, ma voglio mostrarvi come funziona questo. Allora, abbiamo già. Guardate, il file con tutte le leghe di Murphy. Okay? L'esercizio ci dice che, dato quel file con le leghe e anche tre argomenti o una lista di argomenti che sono in altro file, okay? Dobbiamo stampare quelle leghi che hanno queste parole. Ok? Allora, la leghi degli elementi persi ha male in qualche parte, caduta. O a fretta o a lavoro. Lavoro. Ha la parola lavoro. E per questo è nella lista che si stampa. Ok, la de Perusel, c'è anche la parola lavoro, la legge del semaforo ha la parola fretta, che è quella qui, fretta, e la ultima, la de Puder, c'è la parola male, e per quello è nella lista. Quello che si deve fare, un confronto tra queste leggi e questi argomenti. Qui, come vi stavo dicendo, voglio mostrarvi la soluzione perché non riesco a risolverlo in solo mezz'ora, ok? Ma possiamo parlare come si risolve. Allora, qui la cosa più difficile è fare una buona lettura del file, soprattutto di la leghi Murphy. Di questa, no? Perché questo è abbastanza facile già a questo momento, no? È solo una lista. Però questa no, perché devo fare la differenza tra titolo, la massima e l'altro titolo della leghi e la massima. Ok? Come facciamo questo? Prima, come da sempre, come vi ho detto con il primo, dobbiamo decidere la struttura di dati. In questo caso, di nuovo, un dizionario può essere la più facile perché questi nomi di qua sono unici. Okay? E se mettiamo questo in una lista, sarebbe un po' più difficile. Può essere
anche una lista di tuple, però più facile con i dizionari. Allora, facciamo un for nella for di sempre per leggere il file, ok? Sappiamo che quella riga, in questo caso la prima riga, è un titolo, no? E così cominciamo. È un nome, il nome della frase, il titolo. E quello seguente è la massima, almeno una parte, no? Perché se guardate questo, c'è una come la regola della P-Ray sulla posizione che ha diverse righe. Ok? Per questo si deve fare, prendo la prima riga che c'è dopo il titolo e devo fare un altro ciclo fino a che non trovo, fino a trovare lo spazio vuoto. Ok? E questo, cosa sto facendo qui? Sto facendo un append in realtà, perché tutto diventa o resta in una stringa, no? Questo è come un append lista e un append stringa. Allora, sto facendo mettendo la massima più la massima che c'è nell'altro posto. Questo mi serve, vi ricordo, questo mi serve soprattutto per questi casi, no? Perché non sappiamo in realtà quante righe ha ogni legge, ogni massima, scusate. Ok? Questo è un po' più difficile da ragionare, no? E qui solo sto mettendo la frase con nel dizionario, la frase come chiave, il nome, il titolo, il nome della legge in realtà e la sua frase. E metto frase vuota perché ho bisogno di questa per il seguente ciclo, no? E basta. Così faccio la lettura del file. E già con questo ho un dizionario che mi mostra. Penso che si faccia un run questo. Posso fare qui. Prende. Ah, sì. Però questo print, che questo sia più leggibile. Ecco. Qui vi sto mostrando il dizionario. La legge dei semafori e la sua massima, la legge di Peruser e la sua massima, e così. Ok? Faccio la lettura anche dell'altro file che, come vi ho detto, è solo una lista di argomenti e li ho messo anche in un insieme perché dopo posso fare una comparazione se c'è o non c'è tutte le parole in una sola volta, o posso farlo anche come una lista e fare la valutazione per ogni parola. Sarebbe lo stesso. E dopo faccio con questo la mia funzione che fa, che trova se la parola c'è, bueno, se le parole in questo caso perché ho messo un insieme, queste parole sono insieme, e questo è un dizionario. Dirò se trovo la parola o no e li metto in una lista. Così so il nome delle leggi,
che hanno queste parole. Prima di tutto faccio la lettura delle frasi, ok? In questo caso faccio un split perché diventano tutte parole, ok? Perché sono stringhe lunghe, no? E devono diventare tutte parole per fare la ricerca, perché qui, questo è anche importante, dice che deve corrispondere totale come parola completa, non come parziali. Allora non posso fare quello facile di parola in tutta la stringa, perché può non essere, ok? Si deve diventare tutte parole con un split. E dopo faccio una piccola trasformazione perché non sappiamo se c'è virgole, punte, punti, tutte queste di qua. E li metto anche in minuscola così tutte le parole sono uguali. Ma ricordate che c'è una differenza tra una stringa o una parola, che è in lowercase e anche sì in uppercase. Allora, si è in minuscola o maiuscola. E come entrambi sono insieme, posso fare un'intersezione. E se questa intersezione è vuota, questo che si è fatto qui vuol dire che si è vuota, ok? E perché c'è in quella, ok? Cosa metto? Item. Metto tutto, in realtà sto mettendo tanto le nome della legge come il testo. E dopo di questo, già con sapendo quali sono quelli che hanno le parole, allora faccio la stampa. Per la stampa c'è anche una cosa importante, perché qui dice che non può essere più grande di 50 caratteri. Ok? E dopodiché si deve mettere i puntini. E per quello, guardate cosa si può fare. Sì, la frase. Allora, questo di qua è la massima è più grande da 50, è solo mettere la stringa e dire quanti posti della stringa voglio che stampi. Mettere i puntini e basta. Se non è più grande da 50, allora solo faccio la stampa. E questo è tutto. Allora, di questo esempio, quello più importante è in realtà essere consapevole di come fare la lettura del file, perché non da sempre sarà così semplice, può essere anche un poco complessa come questa, che dobbiamo fare due cicli anidate per fare la lettura del file. È anche importante quando si lavora con parole, sì, cercare parole o fare comparazioni con parole, fare sempre un lower o un upper, così non avrete problemi perché le parole non sono esattamente uguali, ok? E ricordate che insieme ci aiuta in questi casi quando faccio comparazioni di due set di cose, due insieme, ok? Prima stampa a partire. No, questi 50 fa la stampa fino a 50 caratteri. Quando arriva al carattere 50, finisce, non mostra più.
questa è stata anche la legge di Murphy, che sembra un po' facile già parlarla sola, però farla ragionare su come risolverla non è tanto. Sono altre domande? Un'altra cosa da dire? Su questo, sul primo? Entrambi sono molto facili. Vi ricordo anche che sono già sulle Slack tutte le link per esercizi che ha risolto Fulvio questa mattina, quell'altro che abbiamo risolto a mezzogiorno. E questi due ultimi anche saranno il video sulle Slack. Allora, se non c'è più domande, vi auguro una buona fine di giornata. E vi auguro anche un buon esame.